Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio del confronto tra il collaboratore di giustizia Andrea Deli Paoli e Giuseppe Autorino. Il confronto è avvenuto durante l'udienza del processo Alfieri tenutasi mercoledì 19 ottobre del 1994 a Napoli. Purtroppo è disponibile solo la parte finale del confronto. La registrazione audio è stata presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo la registrazione audio. Dal signor Presidente, che sono sapete queste che porcherie cosa che fate? Ma parliamo dei fatti, lei ha detto delle cose inesatte, troviamo i fatti. Dunque, su questo argomento non avete altro da aggiungere? Io su lei questo... nega l'esistenza di aver partecipato a questo attentato, eccetera? Ma io non è che nego, vede, io sono sicuro di me. Che non esiste questi omicidi che loro contestano, che dicono. Diciamo. Allora passiamo a un altro episodio. Lei ha parlato di un fallito agguato a Cardito che venne organizzato ai danni di Pasquale Scotti e di Marra. Sì. E ha detto che partecipò a un gruppo di 7-8 persone, sì. Fra cui c'era sia lei che l'Autorino, sì. Che sareste andati insieme a fare questo agguato che poi non andò a compimento. Sì, fallì. Sì. Conferma queste circostanze? Conferma anche questo. Confermi anche questo. Vuole riferire dei particolari, in modo che l'Autorino possa ricordare? Dica un poco come è avvenuto il fatto. Ma dei particolari, il signor Autorino, era amareggiato che l'agguato era fallito, perché si era dispiaciuto che non avevamo riuscito ad uccidere lo Scotti e il Marra. È inutile che fai il sittarandello, perché gli amareggiato e non amareggiato, ma che sono questi puttanate allora, che dici? Passi scusi. Prima. Nella fase anteriore, andaste insieme, racconti un poco come è avvenuto il fatto. Sì, noi partimmo da Nola, cioè ci recammo a Nola io e Antonio Moccia, perché avevo individuato lo Scotti e il Marra in località di Cardito. Andammo a Nola per prendere un gruppo di persone per portare a termine questa guada. E quando noi siamo partiti da Nola c'era Carmine Alfieri, c'era l'Aiolo Costantino, Uomo Domenica, il signor Geppino, Ruocco, Visciano, qualcun altro che mi sfugge, dottoressa, perché ne eravamo tanti là quella sera. E ci portammo in Enzo Moccia, e ci portammo in località di Cardito. Entrammo per alcune viali dietro le campagne, e ci appostammo in modo che un gruppo davanti, un altro gruppo di dietro, che dovevamo cercare di prendere lo Scotto in mare, in una guada contemporaneamente. E c'era anche Mercurio Gaetano che era interessato a fare una telefonata quando dicevano che stanno venendo i carabinieri, però sì, in modo che questi scappassero dall'abitazione. Come fatto così successe. Però ci fu un imprevisto, perché quando ci stavamo avvicinando sotto questa abitazione dove era lo Scotti, che al momento l'altro doveva uscire, che stavamo pure in comunicazione delle autoradio, delle radiotrasmittenti, successe che l'altro signor Galasso inciappò in qualche cosa e partì una raffica di mitra. Nel frattempo si trovava uscendo lo Scotti e il Marra, che risposero a fuga e non fecero più in tempo a portare l'azione che dovevamo fare noi. Cioè, così facemmo marcia indietro dopo aver sparato numerosi colpi, però senza risolvere. Ci mettemmo nella macchina e tornavamo un'altra volta a Nola. Va bene. Lei ora che ha signor sentito Presidente, questi fatti ricorda qualcosa? Io non so niente di questa cosa. Adesso tu hai nominato l'Aiolo Costantino, vero? Ma sì. L'Aiolo Costantino io so che è pentito anche lui. È vero, signor? Sì. Ecco, ma adesso dobbiamo vedere le sue tesi, cosa dice.
poi vediamo se ci sono. C'era pure uomo. Uomo c'era, lo so. Non lo so, tu è inutile me lo dici a me. Ma lei conosce quindi... Delipale ha nominato una serie di persone che sarebbero andate a fare l'agguato. Lei li conosce? Non li conosco. Nessuno di queste persone che ha nominato? Non esiste, io né all'Aio. No, all'Aio può darsi che questi banditi siano venuti a casa, signor Presidente, solo che non ricordo. Ma perché venivano a casa sua? Ma perché c'era Alfieri. Io Alfieri purtroppo l'ho sempre detto che lo conosco, che l'ho favoreggiato, che ho fatto qualcosa con lui. Cioè veniva Alfieri lotto, con tutte queste persone dietro? Cioè Alfieri sarà fisso a casa mia, ecco, spesso di sera stava a casa mia, c'è stato Alfieri un periodo. Alfieri con tutte queste persone? Ma Alfieri poi veniva qualcuno, veniva a casa, Alfieri oramai gli dava l'appuntamento là, perché dato un giorno, la settimana dopo, venivano direttamente là, ecco, e trovavano Alfieri, questa. Ma adesso vediamo la versione di Laiola cosa dice con queste cose, di no? Poi chiedo scusa. C'è pure uomo. C'era anche uomo. E allora vediamo la versione di questa persona che dice. Poi c'è un fatto. Tu hai detto che erano tre macchine andate a fare diciamo. Quattro macchine, questo fatto qua. E quattro macchine che andavano, hai detto 7-8 persone, andavano due a macchina. Facevano... Parecchie persone, io non me le ricordo. Io ti immagino le parecchie persone che non ricordo. Le ricordo. E che era andato un esercito là a fare la guada. 20 persone. Abbiamo sempre fatto. Vabbè, così. Lasciamo stare questo fatto. Gli omicidi di Grazioso, quante persone sono andate? A prelevarle? Eravamo a tre auto. Tre auto, quante persone? Due auto di... Ma guarda che sono cose delicate, cerca di essere obiettive. Noi ci troviamo davanti alla corte. Ma appunto siamo qua, per essere obiettivi. Dici. Allora, vuoi sapere tutti i nomi? Sì, dici tutti i nomi, perché lo devi dire davanti al signor Presidente. Il signor Presidente c'è il verbale davanti, quindi... Sì, dici. Cioè, lei sta contestando i verbali e sto confermando. Beh, tu hai nominato 12 persone allora. Quanto? Vabbè, li ripeta, così vediamo se ne conosce allora, qualcuno. No, io... Sì, Carnevale Grazioso. Ma io non l'ho fatto, signor Presidente. Lei non l'ha fatto. Io non l'ho fatto, gli omicidi. Vabbè. Allora, la prima auto c'era una Lancia, certo, là c'era Moci, Angelo, Pasquale Calas e Miranda Ettore. All'interno del deposito del signor Romano c'era Peppe Rucca. Lo conosce Peppe Rucca? Peppe Rucca lo conosco, paesano mio lo conosco, sì. Sotto ai capannoni c'eravamo... Moci, io, tu, uomo. E quale capannone? Di quale capannone stiamo parlando? E quale capannone? Io ti sto parlando della bidumbedon, quindi non sto parlando della masseria cardone. Non mi butti in confusione queste cose. Signor Presidente, ma se lui si mette a fare... Lei conosce queste persone che sta nominando Deli Paoli? Queste persone le conosce? L'ho detto già poc'anzi, signor Presidente, non li conosco. Non li conosce. Vabbè, parliamo di un altro fatto. Lei dice che quando... No, lei ha detto 12 persone, si possono elencare queste persone? Io non ho detto 12 persone, io ho detto eravamo tre altri. No, chiedo scusa, ma c'erano anche quest'altri, diciamo, pentiti o presunti pentiti qua, Laiola, Cuomo, c'erano anche questi. Allora, perché Cuomo... mi interessa questa, hai capito? Allora, perché Cuomo, vediamo loro cosa dicono. Il Cuomo c'era. Il Laiolo c'è un punto interrogativo. C'è un punto interrogativo. Un punto interrogativo sul Laiolo. E tu ti ricordi così bene di me, non ti ricordi del Laiolo. Non ricorda se c'era o non c'era. Sì, come no? C'era Calas, c'era Cuomo. L'ha detto. Come no? Ci siamo partiti da casa sua, quindi... Vabbè. Passiamo a un altro fatto. Lei dice che stava in compagnia di Alfieri Carmine quando arrivarono delle persone da lui e gli annunciarono di aver eseguito l'omicidio di Antonio Catapano. Sì. E fra queste persone ci sarebbe stato anche l'autorino. C'è l'autorino al volante del camion. E lei era presente quando venne riferito dell'omicidio. Non ho capito, l'omicidio del Catapano. Dice Deli Paoli che delle persone si recarono da Alfieri per riferirgli di aver eseguito l'omicidio di Antonio Catapano. Ah, ma Deli Paoli non c'eri a questo Catapano. Su questo omicidio. Deli Paoli era presente e una delle persone che gli annunciò di aver eseguito l'omicidio sarebbe stata lei. Cioè, che lui è... vennero solo tre persone, quindi c'erano due auto su quel fatto là. C'era lui, Leopoldo Del Gaudio. Cioè, ricordi l'episodio, come avvenne? Lei stava, con Alfieri. Io stavo via Alfieri in mezzo alla Massariche. Chi sopraggiunse? Per trovarlo. Chi sopraggiunse? Sopraggiunse lui, Leopoldo Del Gaudio e Ferdinando Cesarani. Gli disse abbiamo ucciso...
Carapan, non ricordo il nome, sull'autostrada, che gli è andato addosso con un camion e che l'avevano finito con un mitra, un calamisciotto, una cosa del genere. Chi guidava il treno? Lui, autori. Sull'autostrada, hai detto. Autostrada, non so se lei è un'autostrada. Che cosa riferite? Aver tagliato la strada? Sì, che ci era buttato addosso perché aveva un'auto blindata, quindi doveva sfondare la macchina. Sono tutte bugie, signor Presidente. Lei l'ha guidato questo camion? Ma non esiste proprio. Qua sono tutte cose che questo, per esempio, tu quando ti sei pentito, fammi sentire, hai letto le carte di Calasse e purtroppo ti hai buttato, è giusto? Comunque l'episodio lei lo ricorda? Ne sa niente che... Ma io non ricordo niente, signor. Ma non è che non ricordo. È stato presente che ha questo fatto di persone che abbiano riferito di questo episodio, altri, e lei era presente? Ma no, io non ero. Non lo sente? Ma no, io non ero. Non l'ha proprio sentito nominare questo fatto. Vede. E questo episodio non lo ricordo nemmeno, diciamo, sia di questo omicidio sia di questa cosa che sta a dire lui. Ecco. Poi ultima cosa. Sì, allora non lo ricordo, ma non lo esclude allora. Che poi vorrei dire un'altra cosa, signor Presidente, vorrei dire un'altra cosa, se mi consente. La volta scorsa il signor Pubblico Ministero mi disse che, diciamo, questo camion che avrebbe urtato questa macchina e fare questo omicidio. Poi mi dice, signor Presidente, che c'è un altro pentito che mi accusa che io gli abbia dato proprio in quel periodo delle armi che sfondano le blindate, no? Me l'ha detto questo, vero? E allora, se io c'avevo quelle armi che sfondano le blindate, penso che non c'era bisogno il camion, che era un omicidio rozzo, non so se mi spiega. Comunque allora con le armi uno magari l'omicidio è diverso. Lei non lo ricorda, nel senso che non ne sa proprio nulla di questo fatto? Ma non esiste, signor Presidente, io non so niente di questo. Ancora, l'ultima cosa, in generale, lei ha detto che a Torino era molto vicino al Fieri, era una specie di braccio destro. Sì, lui è sempre stato con... Ma... Che cosa consisteva questa vicinanza? Cioè, lui con Alfieri si chiamavano compare e comparella, quindi erano l'uno dell'altro. Cioè, vedi un po', qua Alfieri dice che mi chiama compare a me, Io a te ti risulta questo? Tu l'hai sempre chiamato compare, nel senso mio. Io a lui, o lui a me? A lui a te puoi pure perché lui compare, adesso mi chiama compare a me, vedi come siete voi banditi, no? Lui adesso mi chiama compare a me. E invece voi come vi chiamavate? Ma lui mi chiamava Giappino, mi chiamava il nome mio che è Giappino. E lei, come lo chiamava? Ma Alfie Carmine, questo così lo chiamava. Quindi compare e comparirlo non lo chiamavate? Carmine, qualche volta anche compare, vede, signor Presidente. Ma perché sia tu, Presidente? Qualche anno in più, poiché il fratello era più grande, diciamo, mi doveva cresimare, poi morì. E allora c'era quel senso... Vi parlavate col voi, col tu, come vi parlavate? Col voi. Sempre con rispetto che parlavo. Lei lo vedeva spesso in compagnia di Alfieri? Lui è sempre stato in compagnia di Alfieri, dottoressa. Anche spesse volte quando si ritiravano la sera che ce ne andavamo, lo accompagnava lui Alfieri. Presidente, gli ha sempre voluto bene. Vabbè, ma io queste cose già gliel'ho dette, signor Presidente. E li ha visti insieme a fare quale tipo di attività? No, stavano sempre alla masseria. L'attività non le posso... Ma senti, ma quante volte tu sei stato a questa masseria? Quante volte sei stato? Allora, sono venuto con... Che dici sempre? Michela Senese. Ma una decina di volte, 10-20 volte. 10 volte, dici, lo vedi sempre insieme. 10 volte che sei venuto magari... 10 volte, quelle 20 volte ho sempre visto. Lo vedi sempre insieme. Dove mi hai visto? A casa mia? Sincero. Benedetto il Dio che avete fatto la faccia delle... Presidente, avete fatto? Un attimo, dica. Poiché è registrato, il signor Autorino prima ha detto non escludo, cioè non escludo, ho fatto qualche cosa insieme ad Alfieri, ma se può spiegare che cosa? Sì, questo detto la scorsa udienza. Già glielo ho detto. Cosa voleva dire quando ha detto ho fatto qualcosa? Lo può ripetere? Ve l'ho detto, il lotto clandestino, ho favoreggiato ad Alfieri, queste sono le cose che ho fatto io, signor Presidente. A lei risulta che facevano il lotto assieme? Ma all'epoca quando io stavo non c'era il lotto clandestino, perché c'erano solamente da uccidere le persone che erano amici. No, noi all'epoca, all'83, già avevamo il lotto, vedi? L'83 già avevamo il lotto. All'83 già avevamo il lotto. E dove lo giocava da lotto?
Il lotto di e mica giocavamo davanti a te il lotto, mica lo giocavo io il lotto. Scusi, c'era un San Giovanni mio di Saviano e questo ce l'ha negli atti, signor Presidente. Signora, un certo Costantino ve lo giocava. Sapete cosa mi meraviglio di voi? Che ora fate i due, domani fate i pendenti. Scusate, fate la stessa fino a me. Fa. Vabbè, io faccio la stessa di fino a me. Ma io vi posso impiccare piuttosto. Senti, ma io no, non c'ho niente da pendirmi innanzitutto, hai capito? Tu devi essere. Poi come ti permetti, tu sei uno scornacciato, hai capito? Comunque così non scornacchiò. No, sai smettere, non può andare. Ma sai perché? Autorino, perché anche se Autorino, tu sei un bandito, non le è consentito. Tu a me non me lo puoi dire. Non le è consentito. Hai capito? Autorino, perché io sono innocente. Lei deve essere in grado di dire dei fatti contrari a quello che dice Delli Paoli. Ma inutile, signor Presidente, andare sulle offese pensa, non serve a nulla. Ma signor Presidente, sta parlando con il signor Autorino. Voglio dirle una cosa, ma nemmeno lui può dire vicino a me, tu domani fai il pendito. Signor Autorino, le posso dire una cosa? Comunque, invece di dire queste cose, riferisca altri episodi in cui l'ha visto insieme al Fieria, se ha visto altre cose. No, questo non è l'episodio. E allora non abbiamo altri argomenti di confronto. Ma fino a quando è stato? L'ultima volta che è stato dal Fieri, insomma, questo infatti non l'abbiamo fino a quando l'ha visto? L'ultima volta che l'ha visto? Ma io sono stato arrestato il 24 maggio 84, quindi un paio di mesi prima. Vabbè. Quindi tutto finisce nell'84. Sì, perché sono stato arrestato il 24 maggio 84. Dall'84 in poi lei è stato sempre detenuto? Sì, sono stato detenuto. Dal mese di maggio dell'84. Dobbiamo chiarire, signor Presidente, posso dire una cosa? Delle Paolo precisi dal mese di maggio. Allora, in futuro, io non permetto a nessuno di essere chiamato cornuto, che a lui lo sto rispettando a questo. Presidente, gli do la cancellazione di queste parole. Quindi, ma sono d'accordo, però tu sonda bene quando parli, hai capito? Sì, va bene. Ma non è stata detta la parola cornuto, è stata detta un'altra non parola è, che significa privazione. Quello che rileva sono i fatti sui quali deve avvenire il confronto. Comunque il Tribunale non ha altri argomenti da sottoporre al confronto. Ci sono osservazioni delle parti? No. No, allora, il confronto è concluso. Ciascuno di loro si può... Delli Paolo si può allontanare. Ah, l'Autorino può... Presidente, volevo dire ancora un'altra cosa. Se si può, no? Cioè, io la volta scorsa il signor la pubblica accusa qua, no? Mi abbia detto vicino a me... Ma lei un attimo, concludiamo prima il confronto. Sì. Altro da dire in relazione agli argomenti oggetto del confronto? No. No. Signor Presidente, allora, io dico solo che sono innocente. Vabbè. Si dà atto che il confronto è concluso e che le posizioni originariamente assunte dalle parti sottoposte al confronto non hanno subito alcuna modificazione. Può andare. Dunque, l'Autorino chiede di rendere una dichiarazione spontanea. Dica, vuole aggiungere qualcosa? Dica. Sì, la volta scorsa, allora la signor pubblica accusa qua mi ha detto di 3 omicidi di donne. Ecco. Io siccome sono innocente di queste cose, sono andato a leggere gli atti, no? Di donne ammazzate, no? Sì, senz'altro insieme. Allora io gli voglio... Ma lei parla della donna che stava col Mercurio Gaetano, poi? Sì, adesso gli voglio dire questa cosa, perché purtroppo, no? Sono andato a leggere gli atti, io non è che, siccome sono innocente, non è che ricordo in quel momento, se io avrei partecipato lo ricordavo sicuramente, no? Allora sono andato a leggere gli atti e vi voglio elencare queste cose di queste femmine, diciamo, che sono morte. Allora, il primo innanzitutto non è un omicidio. A quale si riferisce? Il primo che ha citato il signor, cioè diciamo il primo che avete citato voi mi sembra che è stato Limelli, come si chiama quella donna là, è vero? Allora quelli non sono morti, quello era un tentato, è un tentato, lei non l'ha detto però. Ma di quale parla? Del Mercurio? No. E di quale parla? Dica il nome. Di quale di un'altra donna, non mi ricordo il nome, come si chiama? Limelli, una guada a Limelli e magari la moglie era morta, ha detto lei. Non l'ha detto tentato, ha detto 3 donne ammazzate, signor pubblico mistero. Tentato omicidio e 2 donne. Oh, e allora il primo è un tentato, ma soltanto per non fare un'impressione al signor presidente qua, perché... E allora, il primo è stato un tentato omicidio, giustamente, e sono innocente assolutamente. Il secondo, che mi si accusa di quel Mercurio là, con Abulilla, come si chiama, Amine, questa donna là, ecco. Galasso mi accusa di questo omicidio.
mentre l'aiolo Costantino adesso non mi accuso. Mo vedete un po' voi se me lo volete attribuire o no questo omicidio. Vabbè, lei su questo omicidio adesso, che ha da dire? E l'aiolo Costantino dice che l'ha fatto lui questa cosa, e non mi accuso. Signor Presidente, questo fatto voglio... la difesa lo chiarisce subito, sorge perché nel momento in cui stiamo facendo i confronti l'aiolo una volta che dobbiamo fare i confronti potremmo farlo rapidamente perché chiarisce. Che non è mai stato introdotto in questo processo. Avvocato, chiedo scusa. Però ha parlato di questo, esiste in tutte le... Non è mai stato sentito. Avvocato, chiedo scusa. Signor Presidente, soltanto per farvi l'impressione di che persona avete davanti, no? Allora, l'aiolo non mi accusa. Dice che non ho partecipato e l'abbia fatto lui. Mentre Calassa mi accusa, questo è per far vedere questa gendaglia come sono. Il terzo omicidio, lo stesso, come si chiama quell'altro, signor dottore, scusate? Di Balletta. Non li conosco queste persone, non li conosco, però diciamo quest'altro omicidio, allora, chi me li accusa, scusate? Uno dei pentiti, giusto? Ma adesso è uscito, c'è a fascicolo, vedete bene, di Foria, Lunardelli. Un certo pentito Lunardelli che accusa al clan Foria, a un clan là di Pomigliano, come anche di quest'altro omicidio, tanto per essere chiari in questa cosa. Vabbè, comunque una dichiarazione d'accordo, però noi qua, chiedo scusa signor pubblico accusa, però qua stiamo a fare un processo di associazione, ecco, io voglio dirla signor Presidente queste cose. Cioè la difesa, signor Presidente. Questa è una dichiarazione spontanea, abbiamo chiesto solo di chiarimenti per capire. Sì, noi vogliamo chiarire questa alla Corte, è un motivo di giustizia, supremo, non potete vietarci di dire, indichiamo chi è che si autoaccusa di un omicidio. Un attimo, non interferiamo nella dichiarazione. Se la dichiarazione è conclusa, si conclude. Sì. Poi se lei ha delle richieste, è un altro. Sì, sì, abbiamo delle richieste. Signor Presidente, del processo. Ho voluto dire questo. Altro da dire? Non ho nient'altro da dire. Va bene. E allora può tornare nella gabbia.